Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Voi siete come una città posta sopra un monte. Badate a quello che fate. Se cercate di nascondervi davanti alle esigenze dello spirito che vi premura ad agire come figlioli di Dio, dico, se vi nascondete, se vi allontanate dal dovere, è come scendere dal monte e stare nella valle e nascondersi dietro le rocce. Fratelli, non è così che Cristo operò. Lui disse, io sono venuto dal cielo. E noi veniamo da Lui, procediamo da Lui, siamo venuti da Lui, siamo nati in Lui, da Lui, per mezzo di Lui. E siamo venuti nel mondo. E Gesù dice, come il Padre mi ha mandato a me, così io mando voi. E la luce che il Signore Gesù emana è luce da emanare per mezzo dei figlioli di Dio. Sia che tu vada al mercato, sia che tu rimanga in casa, in ginocchio, in meditazione, sia che tu vada al lavoro, sia che tu salga il monte o scenda nella valle, con quella tua luce è impossibile che si dia il negativo a colui che incontri. Anzi, sarà una cosa voluta da Dio e così avverrà che la luce stessa farà il suo lavoro. Gloria al Signore. Oh, no, non potremo noi nascondere ciò che è per noi un tesoro. Tesoro che vuole essere di tutti. È il tesoro dell'anima, il tesoro della salvezza. Gloria a Gesù. Per me è un onore sapere di essere una città posta sul monte o la luce del mondo. Gloria al Signore. Voglio all'Eterno darci questa sera qualcosa in più di ieri. Io lo chiedo. Che il Signore ci dia qualcosa in più di ieri. Gloria al Signore. Io so che è nella volontà di Dio che il mondo venga cambiato. Gesù mandò 12. Dopo di quelli ne mandò 70 e dopo dei 70 ne mandò altri e li mandò a due. Sapete una cosa? Questo è quello che fanno quelli che non hanno la verità. Quanto più avremmo bisogno di andare noi a fare la stessa cosa. Ma come ho detto prima, non abbiamo bisogno di andare a bussare alle porte. Noi ameremo tutti coloro che Dio ci manderà davanti, perché noi li possiamo amare per dar loro quello che viene dal cielo. Gloria al Signore. Sì, una testimonianza mi è pervenuta di una donna che abitava in un grattacielo, in un appartamento di un grattacielo. Non sapeva come fare per dare la testimonianza a tutto lo stabile, tutto il grattacielo. Oh, centinaia di piani, sopra, sotto. Che cosa fece? Se ne andò all'ascensore e cominciò a salire e a scendere. A salire e a scendere. E aiutava tutte le mamme con i bambini. Tutte le mamme che portavano borse, che andavano al mercato e tornavano con borse e bambini, con carrozzelle, mi permetta di aiutare. Rimanevano
sbalorditi davanti a un gesto del genere. Ma lei li accompagnava, mi permetta di accompagnarlo fino a casa. Andava, entrava fino in casa. Prese amicizia con tutto lo Stato, con tutti, tutte le famiglie di quel grattacielo, fino all'ultimo piano. Signora, mi dia il suo numero di telefono in caso che lei abbia di bisogno, in caso che venga ad aver bisogno, io mi farò sentire. Se avrà bisogno mi chiami, le darò anche il mio numero telefonico. E cominciò a scrivere, riempì le pagine dei suoi librettini di note. Fratelli miei, la sua casa divenne una chiesa. Una chiesa. E non ebbe più posto per la gente che veniva, perché, signora, venga su, mangiamo un po' di biscotti e beviamo un po' di tè. Una donna così affettuosa, così amabile. Oh, assieme alle donne che invitò, vennero anche i mariti. Li portò in ginocchio la prima, la seconda, la terza volta. Fino a che tutti dissero: è bello veramente pregare il Signore. Cominciarono a leggere la parola di Dio. La sua casa divenne una chiesa. Anzi, lì venne ad essere edificata la chiesa spirituale. E là si pregava, si cantava, e siccome quelli di sopra e quelli di sotto erano proprio i fedeli, perché erano divenuti fedeli, là si poteva gridare quanto si voleva, si poteva cantare gloria al Signore. Che cosa fa un cuore che si apre davanti all'esigenza delle anime che debbono essere salvate? Gloria a Gesù. Io vi chiedo, fate che la vostra casa divenga una casa di preghiera e un asilo d'amore. Una casa di preghiera e un asilo d'amore. Andate, cercate il vicinato, fatelo venire, parlate del Signore, inginocchiatevi, gloria a Dio. Sì, solo per questo. Non pressateli, non forzateli a venire in chiesa. Verranno. Verranno, avranno desiderio di sapere di più, di conoscere di più. Gloria al Signore. E poi sapete, e più farete questo, e più pregherete, e più il Signore vi risponderà. E più il Signore sanerà, più darete a Dio, e più Dio darà a voi. Questo è una certezza dentro di me. Gloria al Signore. Perciò chiedo questa sera, a tutti voi, lasciate che la vostra casa divenga una casa di preghiera e un asilo d'amore. Gloria a Dio, perché possiate prosperare e perché possiate essere sanati, sanati, guariti dalla potenza di Dio, perché più darete al Signore e più il Signore darà a voi. Gloria all'Eterno, gloria al Signore, alleluia. La scrittura dice: lasciate che la vostra luce risplenda davanti agli uomini. Ma come potrà risplendere se non per mezzo di questi atti di benevolenza? Quella donna fu amata, divenne la donna più buona, la donna più amica di ogni altra donna in quello stabile. La ricercarono dopo. Gloria al Signore. E quando avevano bisogno di un consiglio, correvano da lei. E
non c'è bisogno di tanta cultura, basta un cuore aperto, un cuore sincero, un cuore semplice. Gloria al Signore, un cuore donato, un cuore che ritenga i valori dello Spirito Santo nella propria vita. Oh sì, questo è quello che Dio vuole dalla sua Chiesa oggi. Voi siete la luce del mondo. Quella donna cominciò a far risplendere la sua luce per tutto quel grattacielo. Sì, accese la sua luce. Da ogni lato lasciò che splendesse la testimonianza che era dentro di lei. Ed è per questo che ottenne da Dio il bene di vedere tanti salvati. Ah, ditemi una cosa. Se per lo sforzo di tutti voi tramite digiuni e preghiere, se tramite ciascuno di voi uno al mese venisse portato ai piedi del Calvario, uno solo al mese, oh fratelli, in un anno avremmo bisogno del campo di football. Perché la Chiesa non si sveglia? Perché non ci svegliamo a questo fatto? Io so che Dio vuole fare un'opera grande qui a Messina. Mi risuona all'orecchio quello che lo Spirito Santo per tanto tempo ha detto: Messina è mia. Messina è mia. Allora, forse questa è l'ora in cui l'Eterno vuole cominciare l'opera sua. Voi siete la luce del mondo. Se voi non servite il Signore in quest'ambito, chi lo servirà? Se gli altri non hanno la luce e voi l'avete, dico, di quale luce saranno illuminati gli altri? E la bugia non può essere luce. E la falsità non può essere luce. E il peccato non può essere luce. Se voi siete salvati, se voi siete rigenerati, se voi avete la testimonianza della parola di Dio, la luce di Dio in voi, se il Cristo abita nella vostra vita, gloria al Signore, voi siete la luce del mondo. E questa luce non può essere nascosta, voi siete una città posta sopra un monte, e una città posta sopra un monte non può essere nascosta, e tu non puoi nasconderti, non devi nasconderti, tu hai ricevuto il privilegio di essere posta sul picco di un monte, come testimonianza a tutte le genti che passano da lì. Gloria al Signore. Alleluia. Fratelli miei, è scritto: coloro che sono saggi risplendono come la luce del firmamento. E quelli che tirano alla giustizia molti risplenderanno come le stelle del cielo per sempre. Gloria a Gesù. Fratelli, vogliamo svegliarci a questo. Gloria a Gesù. Io so che Gesù dovunque andava lasciava segni di luce, segni di rivelazione, segni di potenza, segni di gloria. Lasciava la scia del celeste, la scia della gloria, il buon odore della conoscenza di Dio. Lasciava dietro di sé, alleluia, le rose del suo infinito amore. Diceva alla vedova: non temere, asciuga le tue lacrime. Andava e diceva dappertutto: non piangete, gloria al Signore. E diceva anche a Marta e a Maria: se tu credi, oggi tu vedrai la gloria di Dio, tuo fratello risusciterà. Alleluia. Io sono la risurrezione e la vita. Noi abbiamo il Signore dentro di noi, quel Signore di cui possiamo dire apertamente: egli è la risurrezione e la vita. Gloria al Signore. Alleluia. E
Egli è dappertutto oggi, come era dappertutto ieri. Sono contento di quest'opera meravigliosa che Dio ha rimesso in marcia. Ora desidero che voi veniate dietro. Gloria a Gesù. E verrete dietro muovendovi, mettendo in marcia il vostro stesso essere, la vostra macchina per andare a raggiungere un'anima in bisogno. Gloria a Gesù. Se è necessario coltivare, coltivate. Coltivate, pregate, digiunate. Qualcosa succederà. Qualcosa dovrà avvenire. Siamo qui e non siamo qui per riscaldare la sedia, né per godere il piacere di udire, o di ascoltare il bel canto. Gloria al Signore. Noi abbiamo bisogno di immedesimarci nelle esigenze del tempo e vedere che il Cristo ancora piange. Ancora piange. E ancora dice, ho sete. Ho sete. Il mondo gli dà l'amaro. Gli dà l'aceto al posto di acqua. Ma lui ha sete di anime. Alleluia. Gesù non è stato ancora glorificato per quel che concerne la vittoria della sua Chiesa nel mondo. Alleluia. Noi siamo la vittoria sua. Noi siamo il suo guadagno. Noi siamo il frutto della sua sofferenza. Siamo il frutto della sua morte, della sua passione. Siamo il frutto del lavoro che egli ha compiuto, il lavoro per la salvezza dell'umanità. Gloria a Gesù. E sarà glorificato in quel millennio quando con la Chiesa discenderà dal cielo. Alleluia. Beati coloro che faranno parte della prima risurrezione perché regneranno con Cristo 1000 anni. Gloria a Gesù. E se sono 1000 anni, sono nel tempo. E noi vivremo nel tempo in cui il Cristo sarà glorificato per la vittoria riportata sul male e sul maligno e per l'opera di salvezza compiuta sulla terra. Gloria al Signore. Dopo di ciò, il diavolo sarà abbissato. E allora il giudizio. Quello che avremo fatto, quante anime avremo guadagnato, è un interrogativo che dobbiamo ciascuno di noi porci per sapere che cosa dobbiamo fare oggi, cioè decidere di fare quel che dobbiamo al più presto, per non venir meno e per non essere condannati quando verrà il momento. Abbiamo bisogno di rispondere positivamente alle esigenze del momento. Gloria a Gesù. Chi si è messo già in cuore di andare e guadagnare un'anima al più presto possibile, e sempre al più presto possibile, è prima che venga la distruzione sulla faccia della terra. Gloria a Gesù. Voi siete la luce del mondo. Spegnete questa luce e non ci sarà più salvezza. Abbiamo bisogno di accendere noi stessi. Ciascuno ha bisogno di accendere se stesso e cercare di portare all'altare di Dio qualcuno come frutto del proprio lavoro missionario. E la Chiesa missionaria sarà quella che da Dio sarà veramente benedetta. La Chiesa che non è missionaria, prima o poi, andrà a finire come acqua stagna. Ricetto di insetti e di malaria.
Così saranno quelli che non vanno in cerca delle anime perdute. E questa responsabilità grava sui piccoli e sui grandi, su tutti indistintamente, specialmente su coloro che vantano di aver conosciuto Gesù. Amen. Gloria al Signore. Fratelli, non voglio più parlare. Voglio finire questo discorso, perché qui sento di essere arrestato e qui mi fermo. Gloria al Signore. È tempo ormai che il Cristo venga glorificato così. Che Dio sia lodato.